Radio Radicale, siamo in collegamento con Gennaro Migliore di Italia Viva per commentare un po' le questioni del capo gabinetto del Ministero della Giustizia, Fulvio Baldi. Allora, è rimasto sorpreso di queste dimissioni dopo che ieri, insomma, Bonafede era intervenuto in Commissione Giustizia per riferire delle polemiche che avevano riguardato le scarcerazioni dei boss. Ma direi che la terza persona tra i più stretti collaboratori del ministro che si dimette dopo le note vicende che hanno coinvolto prima il capo dell'ufficio dell'ispettorato, poi il capo del DAP e adesso addirittura il capo di gabinetto, cioè le tre figure probabilmente più importanti che ci sono e soprattutto quelle di maggiore diretta collaborazione del ministro, vuol dire sostanzialmente che c'era una complessiva disorganizzazione o comunque disfunzionalità del ministero fin dall'inizio, fin da quando quelle nomine furono fatte. Si tratta ovviamente nello specifico di andare a vedere caso per caso quali sono state le motivazioni. Quello che è sicuro è che questo ministro non ne ha indovinata una. Ecco, adesso che cosa succede secondo questa vicenda? Secondo te cambia diciamo, la vostra impostazione nell'affrontare il tema diciamo, della mozione di sfiducia individuale nei confronti di Bonafede? Ma noi abbiamo chiesto con grande chiarezza e determinazione che ci fosse una svolta sui temi della giustizia. Stiamo al merito, ma ovviamente osserviamo con grande preoccupazione quello che sta succedendo anche all'interno del Ministero. Verificheremo, anche se diciamo in altre situazioni a parti invertite ci sarebbe stata una sollevazione popolare. Qui sembra sempre che il ministro sia quasi un passante, che non sapeva che cosa stesse succedendo nel suo stesso ministero. E questo, francamente, al di là delle responsabilità dirette che verranno poi accertate sulla individuazione di queste figure che poi non sono state ovviamente in grado di costruire una funzionalità del Ministero della Giustizia, bisogna capire a che cosa portano dal punto di vista del giudizio sull'operato di Bonafede. Dunque, c'è un deputato di Forza Italia, Zanettin, che ha detto: ma chi gli ha suggerito questi collaboratori al ministero? Pensi che la domanda sia legittima? Beh, direi di sì, anche perché Bonafede può dare due risposte. Una è le ho scelte tutte io e allora le ha sbagliate tutte. L'altra è me l'ha suggerita qualcuno e allora ci dica chi è. Ecco, per quanto riguarda le cose che abbiamo visto in questi giorni, in particolare sul Fatto Quotidiano che hanno riguardato Baldi, che cosa ne pensa lei? Allora, specificando che non c'è nessuna indagine nei confronti di Fulvio Baldi. Ma io non commento mai, come ha visto, diciamo, non ho fatto neanche lungo questa intervista, le intercettazioni, per di più quelle fatte pubblicare dal Fatto Quotidiano. Quindi su questo poi si vedrà. Certamente queste dimissioni dovrebbe spiegarle, perché Basentini se n'è andato e sembra che non sia successo nulla. Non ha parlato di quelle dimissioni né il ministro né lo stesso Basentini. Non, accadrà la stessa cosa con Baldi? Non lo so. La cosa che secondo me però è fondamentale da comprendere è che se il ministro vuole trasparenza, dica a tutti i motivi di queste dimissioni. Senta, lei conosce Mauro Vitiello che ha sostituito temporaneamente Baldi diciamo, come capo gabinetto? No, non personalmente. Ah. Quindi non può formulare nessun tipo di giudizio, di valutazione? No. Ah. Senta, lei che tipo di valutazione, diciamo, adesso la situazione del ministro diventa sempre più difficile, indipendentemente dal dibattito che ci sarà al Senato? Beh, direi di sì, perché il ministro in questo momento ha un compito molto gravoso, spiegare cosa è successo nel suo ministero nel corso degli ultimi 2 anni. La dizione motivi personali per le dimissioni, come l'ha valutata?
come sempre, un'addizione burocratica che serve a non dire le cose come stanno. Si dica piuttosto che cosa è successo. Sento, un'ultima domanda. Secondo lei questa maggioranza, in un momento così delicato, può permettersi di perdere, diciamo, il capo delegazione del Movimento 5 Stelle nel governo? Ma credo che sia una domanda da fare al Movimento 5 Stelle. E poi io non so se la questione del partito possa prevalere sull'importanza strategica dell'unico ministero citato in Costituzione. Senta, è d'accordo che forse l'unica, diciamo, nomina positiva è quella di Petralia nell'ultimo periodo, ancora troppo presto per formulare dei giudizi? Io spero che, diciamo, al DAP si aggiustino le cose, non faccio le pagelle, non do le pagelle ai rappresentanti dello Stato, piuttosto preferisco aspettare i risultati e anche la funzionalità di un settore strategico come quello dell'amministrazione penitenziaria e in generale quello dell'amministrazione della giustizia. Si aspetta delle novità per le prossime ore? Sono qui in attesa come lei. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità. Come possiamo vedere, aveva degli impegni, stava andando a un impegno importante. La ringrazio molto, grazie a Gennaro Migliore di Italia Viva. Grazie. Grazie a voi. Ciao.